primo congresso provinciale PDL Salerno. Cilento TV ha raggiunto telefonicamente il vicepresidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone, nonché vice coordinatore PDL Salerno. Il primo congresso provinciale del PDL è stato un successo straordinario di partecipazione dei nostri iscritti, quasi 13.000 persone si sono recate alle urne nei seggi dell'intera provincia, la conferma che noi aspettavamo, la risposta che tutti auspicavamo, la consacrazione del primo ed unico partito della provincia di Salerno, dove gli iscritti eleggono direttamente il coordinatore provinciale e i dirigenti provinciali. La migliore risposta che si poteva dare a chi sosteneva che eravamo un partito di carta, un partito fatto attraverso la regola della cooptazione e della nomina e non attraverso la regola della democrazia, che è quella che fortemente con il congresso si è imposto. Personalmente sono entusiasta, felice di essermi battuto per dare la possibilità al partito di pronunciarsi. In provincia di Salerno, grazie all'azione del leader del territorio, il presidente Cirielli, e all'accordo con l'ex ministro Mara Carfagno, oggi possiamo dare continuità ed unità all'azione politica ed amministrativa che negli ultimi anni abbiamo intrapreso. Abbiamo avuto un'affluenza al voto incredibile, straordinaria, di quasi 20 punti superiore alla media nazionale, con un grandissimo contributo che è venuto dalla parte sud della provincia. Infatti il seggio di Battipaglia, che raggruppava i votanti della Piana del Sele, del Cilento, dell'Alto Sele, degli Alburni, del Vallo di Diano, è il seggio che ha dato un'affluenza di voto più alta rispetto alle altre sezioni, evidentemente perché il progetto politico del PDL trova un grandissimo riscontro nella parte sud della provincia, che esprimerà anche diversi dirigenti provinciali, perché noi siamo profondamente convinti che lo sviluppo del nostro territorio passa attraverso la valorizzazione di quell'area. Con grande piacere che constatiamo questo successo. Già da oggi siamo impegnati nel continuare l'azione di radicamento e di strutturazione del partito sul territorio. Entro 60 giorni terremo l'elezione per i coordinamenti comunali. Siamo immediatamente al lavoro per onorare al meglio delle nostre possibilità gli impegni che ci attendono in 29 comuni della provincia che sono chiamati ad elezioni amministrative.